Sette lunghi anni, ma la ferita è ancora aperta. Tanto è passato dal tragico incidente ferroviario sulla tratta Andria-Corato, che il 12 luglio 2016 ha causato la morte di 23 persone ed il ferimento di 57 passeggeri. Una pagina triste per tutta la Puglia, senza precedenti, ed anche a Bari istituzioni ed associazioni e parenti delle vittime non hanno voluto far mancare la propria vicinanza e il sostegno. Tante lacrime, altrettanta commozione in Piazza Moro, non un luogo qualsiasi, ma quello dove è presente la stazione centrale. D'obbligo, riflessioni sull'eredità che una comunità intera si porta sulle spalle. La Regione, ovviamente, per onorare il ricordo di queste vittime, sta lavorando a ritmi incessanti per garantire il diritto alla mobilità, che è un diritto previsto dalla Costituzione, non soltanto in termini di accessibilità ai territori, di velocità tanto richiesta dai cittadini, ma soprattutto in termini di sicurezza. Non possiamo lasciare il peso del dolore di quegli affetti, di quei rapporti umani che si sono spezzati il 12 luglio del 2016 solo sulle spalle dei familiari e degli amici di quelle persone. Sarebbe un dolore troppo grande da sopportare, quindi lo vogliamo socializzare, lo vogliamo distribuire, le istituzioni, le comunità insieme. La sentenza di primo grado dello scorso giugno ha lasciato l'amaro in bocca. Condannati il capostazione in servizio ad Andria ed il capotreno del convoglio ET-1021, assolti gli altri imputati, ma si preannunciano già ricorsi. Una sentenza vergognosa. Io ringrazio i giudici di questa sentenza, ma io non accetterò mai questa sentenza. Spero che tutti faranno l'appello. Chiedo anche a Nitti, al procuratore Nitti, di fare questo appello e di valutare questa sentenza, perché noi non possiamo accettare.